uccidersi perché non più in grado di far fronte ai debiti accumulati. L'artigiano 48enne ferrarese che si è tolto la vita nei giorni scorsi con un colpo d'arma da fuoco dopo aver ricevuto una cartella esattoriale da 80.000 euro, soldi già versati ad uno studio fiscale su cui sono in corso accertamenti, non è che l'ultimo di una serie di episodi che stanno riguardando anche la nostra regione e sui quali c'è oggi la reazione decisa del Comitas, associazione microimprese italiane, che annunciano esposto la procura per indagare alla luce del reato di istigazione al suicidio. Ormai i suicidi di piccoli imprenditori e artigiani che hanno perso la propria attività o non riescono a far fronte ai debiti non si contano più, rileva Comitas. L'istigazione è una norma molto ampia. Noi siamo preoccupati perché nonostante tutte le promesse qui non si muova nulla, né ai fini di una reale dilazione di agevolazione del pagamento delle tasse arretrate, sia per la reale sospensione delle cartelle e sia per il fatto che le banche ancora continuano a ritenere ingiustamente tutti i piccoli creditori come probabilmente insolventi, cioè abbiamo una regressione del credito che è estremamente grave. Quali responsabilità pensa che emergano da qui, perché si tratta di un'indagine che voi chiedete di far partire? Chiunque sia, noi esamineremo il caso per capire esattamente se in questo caso è responsabile il consulente fiscale, se della banca, se il prefetto, l'Equitalia, qualcuno ci sarà che ha detto una cosa che non ha mantenuto. E quindi chiunque sia colpevole ora basta, non accettiamo più che vengano perpetrate questi delitti.